Ciao a tutti, siamo qua che stiamo uscendo dall'autostrada A10 dove praticamente ci è uscita prima perché purtroppo il ponte Morandi, come ben sapete, era crollato. Purtroppo sono cose che non stanno in cielo né in terra, ma vabbè, tolto questa pendice triste di Genova, volevo parlare dello scambio Lukaku-Dybala. Uno scambio che suona così all'orecchio già follia autentica, proprio per il valore dei due giocatori, l'età dei due giocatori. Uno è stato paragonato a Messi non a caso, ma sono sicuro che sarà suo erede perché deve soltanto trovare maturità, di autostima e di consapevolezza dei suoi mezzi. Lui lo sa. Mi viene in mente Paolo Rossi, se vi ricordate, col calcio scommesse aveva fatto un po' la fine, 2 anni fermo, la Juve ci ha scommesso sopra. Questo Paolo Rossi ha avuto questo momento difficile della carriera e la Juve, come sempre, ha approfittato della situazione per accaparrarselo Oggi favorendo la a un marcatura di... prezzo decente. Rossi andò poi, questo nel 1980, cadde. Nell'82 ci furono dei mondiali dove Berzot l'aveva avuto già nel 1978, là dove divenne Pablito, un grande mondiale insieme a Cabrini, Causio, ma giocatori di un livello che oggi non esistono, italiani di quel livello lì, ve lo posso garantire. Tardelli, mamma mia, Antognoni, che squadra, Gentile, puff, Zoff, Belandi, era una cosa, vabbè, Zoff il portiere, l'Italia oggi ha dei portiere, se la squadra gioca bene non tocca palla, quindi è un ruolo già un po' diverso dagli altri. Comunque, per quanto riguarda gli altri, un'Italia. Ecco, per questo Paolo Rossi iniziarono i mondiali dell'82, anche nelle qualificazioni andava male, tant'è che l'Italia spingeva per far entrare Beccalossi. Gianni Brera, il primo in testa, buon'anima del grande giornalista, che pestava secco su questo Pablito spento. Adesso non so se era lui, non mi ricordo bene, so che tutti i giornali davano contro a Berzot, che testa dura, di Udine, cocciuto, è andato avanti nonostante le prime partite. Rossi col Camerun, col Perù, mi viene in mente la Polonia all'inizio. Non tocco palla proprio. Poi sapete tutti com'è andata a finire. Non faccio il paragone con Icardi perché anche Icardi è fermo, no? Però Paolo Rossi, a mio modesto parere, aveva un blasone europeo, una velocità. Era un Inzaghi, Icardi, mettiamoci anche, non so, in mezzo Dybala, perché c'aveva anche delle giocate, era un bel giocatore. Capocannoniere dei mondiali, segnò tutto dal Brasile in poi, ancora oggi in Brasile se nominate Paolo Rossi vi sparano. Ecco. Torniamo a Dybala, torniamo a Lukaku. Meno male che era una mossa, probabilmente si sapeva fin dall'inizio perché suonava malissimo uno scambio del genere. Prendere Lukaku a 80 milioni mi sembrava una follia. Adesso l'Inter deve cacciarne 80, ne offre 60. Ma se sa che ha preso per il cuore, ne caccerà 80. Ecco cosa è servita la Juve: far buttare via 20 milioni che pesano sulla
l'economia dell'Inter tantissimo, visto che Icardi praticamente sembra quasi d'accordo con la Juve. Cioè la Juventus la sta facendo veramente da padrona, sia in campo, e infatti lo dimostrano, sia a livello manageriale. Quindi, bene così, forza Juve e ciao a tutti.